Benvenuti elettrocultori, eccoci in un nuovo video. Questa volta voglio farvi vedere il mio orto in elettrocultura. Ebbene sì, come potete vedere il mio orto è vuoto. Siamo in dicembre, infatti fa freddo rispetto agli ultimi video che avete visto sul mio canale. Ed è il momento migliore per riprogettare un orto, un po' quello che sto facendo io in questo periodo. Ma prima di andare avanti con il video, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi per rimanere aggiornati sulle news dell'elettrocultura. Infatti circa una volta al mese facciamo una live per rispondere alle vostre domande e per portarvi delle news, delle novità che ci sono ultimamente. Fino ad un mese fa qui c'era un orto sinergico in geometria sacra in elettrocultura, il tutto in quasi 100 metri quadri. Siccome non ho a disposizione tanto tempo per poter curare un orto così grande e con questo metodo di coltivazione, ho deciso di riprogettarlo. E da qui nasce l'idea per questo video, cioè farvi vedere la progettazione del mio orto e poi i vari step successivi. Volevo farvi vedere quello che ho pensato fino adesso. E questa striscia è all'incirca un 3 metri e mezzo, 4 per 8, e verranno fuori praticamente due bancali di ortaggi. Infatti voglio ridurre questa parte per una questione di tempistiche mie, che non riesco a stare dietro un po' a tutto quanto. Dopodiché, questo quadrato che potete vedere qui, adesso andiamo a questa parte, c'è un po' più di luce. Questo quadrato qua, sarà adibito praticamente a fiori, cioè sarà adibito a girasoli. Girasoli che praticamente sono dei semi che provengono dall'orto di mio nonno, dove ogni anno vengono mantenuti i semi e poi riseminati, anzi si riseminano da soli effettivamente, e dei fiori rustici. Questi fiori rustici vengono da dei semi che provengono sempre dall'orto di mio nonno, che grazie a mia zia Ida riuscita a recuperare questi semi e me li ha donati. Perciò voglio ringraziare mia zia per questa cosa, e vedremo un po' quest'anno cosa succederà in questo quadrato. Questa parte di orto, ok, questa parte di terreno, appunto prima era adibita sempre ad ortaggi, però questa volta volevo trapiantare delle piante aromatiche. Non ho ancora pensato bene a cos'altro anche piantare eventualmente, perciò se volete darmi un consiglio su cosa poter piantare insieme alle aromatiche in questa parte di orto, scrivetemi nei commenti cosa potrei eventualmente appunto trapiantare, che poi insomma vediamo cosa salta fuori. Invece in questa striscia che siamo vicini alla recinzione, in questa striscia voglio mettere penso un 4 piante di frutti di bosco. Tutto questo perché? Per cercare comunque di aumentare la biodiversità all'interno del mio orto, che è una cosa veramente veramente molto importante oltre all'utilizzo dell'elettrocultura. Io vi ho parlato del mio orto in elettrocultura, ma che cosa ho utilizzato fino adesso per far sì che sia in elettrocultura? Ho utilizzato queste due torri energetiche posizionate in questi punti. Oltre a quelle due torri che abbiamo visto, poi appunto in un secondo momento ho posizionato questa seconda torretta fatta con i vasi in terracotta. Questa torre energetica l'ho posizionata specifica per il mio orto. Le altre due torri energetiche che abbiamo visto sono state posizionate durante il primo corso che ho organizzato con Andrea Donnoli, e quelle vanno ad armonizzare quasi tutto il giardino e la casa. Siccome il mio terreno è bello scarico, allora questi dispositivi probabilmente non bastano, perciò ho deciso di aumentare l'energia da portare all'interno del terreno.
Per fare questo, che cosa installerò? Installerò un'antenna cielo-terra come questa, che avete visto anche nel video precedente di che cos'è l'elettrocultura, ve la faccio vedere un po' più vicino, e un fertilizzatore tellurico come questo, che questa volta ce l'ho dal vivo. Questi poi verranno collegati in modo da creare un circuito tutto collegato assieme per far scorrere l'energia all'interno del terreno. Tutto quanto collegato con l'antenna che sarà posizionata e il fertilizzatore che sarà posizionato sottoterra. E perciò per fare questo tipo di lavoro ho chiesto una mano a una persona. Vediamo un pochettino chi c'è qua. Ed ecco, ho chiesto una mano a Gianluca, se non so se ve lo ricordate, siamo stati nel suo orto ormai da quest'estate. E se vi siete persi la sua intervista ve la lascio qui sotto nelle schede. E oggi utilizzeremo questa bella cosina per mettere giù questi fili. Per riuscire a fare questo lavoro sono stati costruiti dei attrezzi appositi. Il primo è questo qua. Raccontaci un po' questo attrezzo. Allora, questo attrezzo è... chiamiamolo ripuntatore, quindi non ho inventato nulla di nuovo, l'ho solamente avuto il piacere di farlo con le mie mani. Non è altro che una lama di ferro che va a solcare il terreno, e questo qui che fa da, diciamo, è un, chiamiamolo uno scalpello vecchio, un martello vecchio, va a dare una mano praticamente ad aprire il terreno, a fare il solco. Poi noi qua agganceremo su quest'asola il filo di ferro, e mentre questo entra nel terreno e crea il solco di sotto, praticamente trascina il filo che rimane in posa senza dover muovere il terreno o comunque fare uno scavo completo. Invece quest'altro attrezzo cosa serve? Allora, quest'altro attrezzo, scusate, serve a dare una mano a stendere il filo. In poche parole, viene messa la matassa qua sopra, lui ovviamente gira e facilita praticamente la stesura del filo. Quindi man mano che avanzerò con questo, con il filo agganciato sotto, questo qui girerà e aiuterà il filo praticamente a sbobinarsi dalla matassa. Insomma, non è nulla di creato dal nulla, cioè è solamente il gusto di averselo costruito, insomma. Perciò questo si è costruito e dobbiamo ringraziare. Dobbiamo ringraziare anche il mio amico e collega Luca, che ti ha dato una mano a realizzarlo. Sì, mi ha dato un pezzo fondamentale per poterlo realizzare. Pronti? Pronti? Partenza, via. Intanto che lavoriamo, vi spiego un po' meglio cosa stiamo facendo. Grazie allo scavatore di Gianluca e all'attrezzo che è stato costruito, stiamo interrando dei fili in ferro zincato ad una profondità di 30 cm. Questi fili, direzionati sud-nord, ci permettono di far scorrere l'energia che servirà alle piante per crescere. In totale abbiamo interrato 8 fili sud-nord e abbiamo creato un pettine per collegarli tutti con dei scavi est-ovest.
Questi fili poi saranno collegati con il fertilizzatore tellurico e con l'antenna cielo-terra. Ok, una volta fatti i scavi, come, o comunque una volta fatto passare i fili, come potete vedere da questo piccolo scavetto, su ogni filo che ce l'abbiamo qui, su ogni filo andrò a posizionare un'antenna elettromagnetica come questa, per tutto questo, per amplificare il segnale che poi l'antenna cielo-terra e il fertilizzatore manderanno da dove li metterò. Ok, facciamo passare l'antenna elettromagnetica dentro al filo, la posizioniamo più o meno in questo punto all'inizio di questo scavo, la fissiamo e qua praticamente siamo a posto, poi basterà ricoprire. Noi abbiamo quasi finito, abbiamo collegato tutto quanto e adesso appunto con scavatore stiamo chiudendo tutti i vari scavi, e per il collegamento dell'antenna e del fertilizzatore ad un nuovo video. Bene, grazie per essere arrivati a vedere questo video fino a qui. Volevo cogliere l'occasione in questa piccola clip per ringraziare Gianluca Venturuzzo, che è il signore che avete visto con lo scavatore, che mi ha dato una mano con lo scavatore per poter fare tutto quel lavorone che è stato fatto nel mio orto. E volevo ringraziare anche Simone Daneluzzi, che è quello che ha fatto le riprese con il drone dall'alto, che poi io ho editato. E niente, se volete supportare questo progetto, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un bel mi piace. E niente, al prossimo video. A presto, elettrocultori!